notizie sono buone, nel senso che la situazione piemontese è stabile, i positivi che avevamo sono rimasti quelli e sono tutti in discrete condizioni di salute. La cosa importante è che abbiamo creato oggi, in tempo direi record, un numero di riferimento regionale per le informazioni sanitarie coronavirus. L'abbiamo fatto perché il numero 118, che deriva da 112, come sapete, ha visto momenti di crisi, sono più che raddoppiate le telefonate, oltre 10.000 negli ultimi giorni, e ha messo davvero in crisi. Questo non possiamo permetterlo perché le altre patologie, soprattutto quelle tempodipendenti, quali ictus e infarto, richiedono dei tempi di intervento immediati. Il nuovo numero unico della regione 800 192020 1920 800 192020. Il confine amministrativo della regione non è certamente una garanzia di contenimento. C'è soprattutto nella parte nord, nord-est del Piemonte, un interscambio continuo, un transito di persone, di merci con la Lombardia soprattutto, che ovviamente non possono essere circoscritte a provvedimenti regionali, ma deve essere una politica quantomeno di tutta l'area interessata. Quindi quando si parla di misure di contenimento che potrebbero essere prorogate, intendiamo tutto, atenei... Intendiamo che credo venerdì ci troveremo in prefettura per fare un'analisi della situazione, sempre in stretto coordinamento con le altre regioni, e valuteremo la proroga integrale, ridotta o addirittura più estesa delle misure di contenimento del contagio da coronavirus.